Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati su Dell of the Game. Qui è Darth David che vi parla e noi oggi siamo con l'ultima puntata, speriamo, di Outlast. Allora, come al solito sapete che io avevo detto che facevo l'ultima puntata la settimana prossima e così ho fatto. Quindi niente ragazzi, mi sono scordato che cacchio ho fatto nel video precedente. Sperando che sia l'ultima puntata, perché da come mi hanno detto sono vicino alla fine. Allora, chiudi la valvola delle riserve di merda, che non l'ho letto subito. Questo dovrebbe essere Bill. Oppure questo Bilbo. Non lo so, però ce n'è una rotta. Ma. Vabbè. Oh! E tu? Quanto sei brutto. Va bene, andiamo avanti. Non si vede un cacchio, va bene, rimango così. Allora, qua mi hanno detto che ci sarà il fantasma che mi inseguirà, quindi già sto correndo già di mia scelta, di mia volontà. C'è un altro di confidenziale, ma mi rompo di leggerlo. Ecco qui la valvola. Però mi piaceva di più una cosa alla Killzone che... Oddio! L'ho sentito. L'ho visto. Sperando che funzioni. Mi hanno detto che funziona, ma non è che lo blocca proprio. Cioè, lui comunque attraversa sotto la porta, infatti. Boh. No, così mi hanno detto. Solamente lo... Muoviti, 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 muoviti. È strano, cioè io l'ho messo anche difficile, cacchio. Dove cacchio stai, fantasma? Non mi segui più, meglio così. Però la musica c'è ancora, quindi... O si è buggato? Oh! Non ti ho... Oddio! Lo so, ho sbagliato, ma se tu ti tenevo di faccia, come cacchio ti dovevo fare là? Me lo tenevo di faccia il fantasma. Bah. Come cacchio attraversavo? No, l'ho visto. Ma no. Ma dove cacchio devo andare? Ma non è neanche di qua. Ma cosa ho fatto? Ho sbagliato qualcosa, oddio. Me lo trovo di faccia. Mettiamoci a fare qui.
Ecco ragazzi, ho capito. Finalmente. Di qua dovevo andare, che non vedevo un cacchio. Muoviti, muoviti, muoviti. Che tanto fa tutto il giro. Fatti. Muoviti. Stacca tutto. Perfetto. No, no. Perché non mi fai saltare? No. Serio? Devo fare tutto il giro? Sì. Devo ritornare indietro. Giustamente. Mamma mia, ragazzi, sono stato veramente un quarto d'ora per capirlo. Ma veramente sono stato un quarto d'ora per capirlo. Perché non si vedeva un cacchio. Me ne ero proprio scordato che tenevo la telecamera. Salta! No! Ho perso di. No, è fatto apposta. Oddio. Minchia, dove cazzo l'ha fatto cadere? Minchia, riesci ancora a camminare? Ero già morto, va bene. Corri, corri. Sì, vabbè, le porte spalancate al massimo, quindi non posso neanche chiuderle. Muoviti. E vai! Stai morendo! Fanculo, oddio! Ehi! Ma noi eravamo amici! Filmi. Che ti filmi! Serve a niente! Non mi dire che muore così! È entrato dentro. O no? O è scomparso? Non ho capito. No, è entrato dentro. E mo? Giustamente, non avendo più un corpo. No, ti prego, non mi dire che muori così. Da che tanto l'uscita sta a 500 metri, è roba di niente. Un po' di camminata e ce la fai, con il dito mozzato. Dai che ce la fai. Vai. Mamma mia, bellissimo sto gioco. Non vedo l'ora di giocare al secondo. Che non mi pare che non sarà un sequel, ma è tutta un'altra storia. Dai che ce la fai. Oddio. Sì, infatti, si sente il fantasma che sta dentro. Ecco qua. Ecco, salve. Ma tua sorella! Me lo hai sparato! Sono il giornalista! Sta uccidendo da tutti quanti. Ah, quindi Billy non è morto. Wow. Che fine di merda. Ma veramente che fine di merda. No.
Wow, vabbè. Il gioco è stato comunque bellissimo e ho visto tutta la serie del DLC, dato che non sapevo se prenderlo o non prenderlo. Outlast normale non l'ho visto da nessuno, ci ho giocato tranquillamente. I DLC l'ho visto quando è stata la settimana scorsa, tutto quanto da... non mi ricordo chi, da quale YouTube non l'ho visto, vabbè. E niente, fosse addirittura da Zeb89, ma non vorrei sbagliare. E niente, sinceramente, il finale è uno spoiler. Ora io la qua spoilerò, per chi non vuole sapere lo spoiler, vi lascio, chiudete subito il video, lasciate un mi piace, non lasciatelo, iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima. Per quelli che vogliono rimanere, lo spoiler è che... quello che gli ha inviato l'email, da come ho capito all'inizio che tiene la cartella, era uno che lavorava dentro alla Murkoff. E alla fine, cosa succede? Sempre là c'è Billy, eccetera, eccetera. Mi pare che... non mi ricordo se Billy muore sinceramente, però lui riesce a scappare con la macchina sua alla fine. E quindi niente. Così finisce l'altro finale. Spoilerato, vabbè, tanto. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. In caso contrario, come al solito, lasciate un commento e iscrivetevi per altri video. Noi ci vediamo alla prossima, con Star Wars Battlefront e Killzone 2. Arrivederci.